Allora, alla Mostra Internazionale Canina abbiamo quale razza? Siam Terrier. Siamo infatti nel settore qui dei terrier, ma come vedete ognuno ha delle particolarità e anche delle caratteristiche di carattere diverse, è giusto? Sì, beh, tutti i terrier sono giustamente terrier, quindi testoni al punto giusto, con carattere. I Siam in particolar modo sono magari un pochettino più dolcini, mettiamola così, sono simpatici, sono buffi, dormono nel letto con te, vengono a fare la pipì con te, la doccia con te, se potessero qualcos'altro, però sempre sempre comunque vicini vicini, sono molto dolci. Quindi sono consigliabili un po' a tutti? Un po' a tutti, ovviamente con le dovute cautele, non si può pensare che siano cani che possono farsi tirare i baffi da un bambino perché gli rispondono. Se però il bambino è tosto e ci giocano volentieri, possono tranquillamente farlo, sempre con rispetto. Cane bambino, bambino cane. Senti, e invece il rapporto con gli altri cani? Allora, dipende, no? Per esempio lei è bravissima e va d'accordissimo con tutti. Magari un maschio adulto farei un pochettino di attenzione e proverei a vedere com'è l'ambiente generale prima di metterli insieme. Sono tosti, hanno parecchio carattere, quindi specialmente magari i maschi, ecco, un po' di cautela, però sono bravissimi. Nella fattispecie lei, gioiellina, è proprio così buonina, tranquillina, brava. Sì, no, devo dire la verità, io non potrei farne a meno. Guardate, lei ha fatto un gesto simpaticissimo, ha preso il cagnolino per la coda. Ora vi spiego che non è un atto di disprezzo, ma questa coda è importante perché terrier significa terra, giusto? Allora sì, la coda, diciamo che essendo cani nati per la caccia in tana, il cacciatore magari toglieva il cane dalla tana prendendolo per la coda. Al tempo era amputata più o meno a questa altezza. Adesso che è integra direi che non lo farei più per la punta, rischiamo di dargli un pochettino di strattone. Però è un gesto molto carino, al cane piace farsi smaneggiare per la coda e sempre con rispetto, ecco. E comunque il padrone, non qualcun altro. Rischiamo il dito. Sai che mi piace quando muovi quella testa per seguire la musica. Siamo in presenza di Gascon Saint-Juan. Ora due maschi e una femmina. Senti, no, ha un abbaglio particolare. Sono cani francesi e di conseguenza hanno la voce da ululero, da ululatori. Però hanno veramente questo vocione profondo. Si sentono da lontanissimo. Ma qual è la loro caratteristica? La loro caratteristica è la caccia inseguita, ovvero la caccia da seguita e la caccia a forzare che facevano una volta in Francia. Forzare che significa? Per chi è come me che non la conosce. A forzare significa stancare l'animale fin tanto che non arrivavano a prenderlo. Quindi questi hanno una forza esagerata allora, una resistenza più che altro. Una resistenza esagerata, poi hanno il vantaggio, la priorità, quando prendono un selvatico non lo abbandonano mai. Se capita altri selvatici, tutti tendano altro a seguirlo e basta. Diciamo che non cambiano il selvatico, seguono sempre la prima preda. Sempre la prima preda, non cambiano mai il selvatico. Si dice che sono immuni al cambio. Si dice che sono immuni al cambio. E loro non cambiano. Un amore non se lascia. No, è vero, però cambiando il selvatico si stanca il cane, non si stanca mai il selvatico, perché evidentemente si alterna. E invece inseguendo sempre lo stesso diventa un confronto diretto fra la resistenza del cane e la resistenza del selvatico. Questa è l'origine, poi chiaramente in Italia questa caccia non viene effettuata, per cui si adattano chiaramente alla caccia come viene fatta in Italia, alla seguita sia a lepre che a cinghiale o ad altri selvatici sempre da pelo. Mi sto domandando, è una razza che qui, perlomeno nella provincia di Arezzo, non è che ho visto molto spesso, cioè non credo che sia una razza che molti conoscono, sbaglio? Questa è una razza tra le più vecchie di Francia,
deriva direttamente dai cani bianchi del re, la famosa mute dei cani bianchi del re. È la razza originale con cui sono state create altre razze, esempio gli Arisua, che sono questi, che sono frutto di un incrocio tra il cane puro, che è questo, con i briquet degli Ariege, che erano dei meticci bianchi e neri della provincia dell'Ariege. Per cui questa è una razza che ha dato origine, pur essendo poco conosciuta fino a una decina, 15 anni fa in Italia, e grazie all'impegno di diversi appassionati, tra cui noi, siamo riusciti a fare un buon numero. Adesso è presente, diciamo, a metà nella classifica del gruppo 6 delle nuove iscrizioni all'ENCI. Una buona classifica. Voi da dove venite? Noi veniamo da Pontedera, in provincia di Pisa. Conosciamo anche come si chiamano, così almeno se vi viene voglia di scegliere questo cane sapete anche dove andare. Graziano Bartaloni, che è il mio amico, e Mauro Pasquinucci. Da Pontedera direttamente, quindi sentite. Dice lui com'è lunga, lui non si stanca e non cambia perché è immune. Complimenti, grazie. Stiamo naturalmente intrattenendoci in una toilettatura speciale. Con quale razza? Setter irlandese. E allora, qui tra il carattere del setter inglese e la sua bellezza, che dobbiamo dire? La differenza di carattere tra l'irlandese e l'inglese. Ma loro hanno sicuramente più personalità, più carattere. Quindi comunque sono cani da gestire, non proprio sempre semplicissimi. Molto più forti di carattere e più resistenti anche di salute, come sono proprio in generale, oltre a essere più grandi comunque come cani, quindi, però nello stesso tempo molto molto affettuosi, che questa è una cosa in comune col setter inglese. C'è un fatto, questo è un cane, una razza, mi sembra che sia diventato molto da compagnia. Ma questa è una diatriba un po' vecchia ormai, nel senso che tutti loro vanno tranquillamente in montagna, in campagna, vengono in esposizione e dormono sul divano, quindi diciamo che sono forse quelli più completi, perché riescono ad avere una vita in famiglia senza problemi, ma essere nevrili e comunque cacciatori di natura. Nel tempo, visto che naturalmente spesse volte proprio la genealogia del cane tramite la selezione si è tesa anche a cambiare, no? Negli anni, ecco, in questo caso qui ha cambiato proprio per questa sua identità un po' più casareccia, più casalinga, la sua qualità naturalmente di carattere? Ma diciamo di bisogna vedere quale tipo di carattere si intende, perché comunque resta un cane sportivo, resta un cane nevrile, un cane ottimo compagno di passeggiate. Poi se si vuol parlare di un cane ottimo cacciatore che non ne sbaglia una, magari no, ecco. Se proprio, però in linea di massima comunque si conservano le loro, noi cerchiamo di conservarle, poi non, magari potrà non essere un lavoro di tutti, però si cerca di conservare, anche perché per essere bello deve essere funzionale, per essere funzionale deve essere bello, quindi diciamo che le due cose. E alla fine deve essere sano, un cane sano. Assolutamente sì, quello è alla base di tutto, quello anche credo di qualsiasi razza o non razza, si cerca di selezionare in primis quello, poi andiamo a guardare se si riesce ad avere anche il top in altro. Però, senti, l'allevamento tuo? Allevamento degli Angeli Rossi, siamo a Brescia. Angeli Rossi, guardate, naturalmente perché è il cane rosso per eccellenza. Assolutamente sì, è l'angelo rosso per eccellenza. Dal Lago di Garda, quindi meglio di così, bellezza con bellezza, grazie.
ci sono degli appassionati di piccoli amici che sono grandi, ma pelo raso lui, a pelo raso lui. Ecco, allora, a questo punto abbiamo... Abbiamo il... Allora, loro sono bassotti tedeschi a pelo corto, nel suo caso nano. Io sono Emanuele Merolle, titolare dell'allevamento Volsci Dutch, che ci troviamo a Sora, e alleviamo bassotti tedeschi a pelo corto, nano e Kaninchen, che sono le taglie, come si differenziano in tre taglie, standard, nano e Kaninchen. Perché dovrei scegliere un cane di taglia più piccola ancora? Ha più problemi di salute oppure invece è uguale? Scelgo soltanto per la mia vita? Assolutamente no, un cane più piccolo nel loro caso viene scelto perché sono mini, ma nel cuore e nel coraggio sono grandi. Loro sono cani da caccia, quindi hanno anche molto coraggio, quindi tascabili, facili da portare in giro, però insomma con un gran bel carattere. E la salute? La salute loro sono dei... ma la salute non hanno nessun tipo di problema, chiaramente avendo arti corti e dorsale un po' lunga è chiaro che devono essere un po' tutelati per quanto riguarda queste problematiche, non facendo salire scale, non facendo fare grandi salti, è tutto ok, rimane tutto ok insomma.